Oltre a mostrarci la star di copertina Kylian Mbappé, il nuovo trailer di FIFA 21 ci ha accompagnato verso alcune delle novità del gioco di calcio targato EA Sports. Si parla innanzitutto di una serie di dinamiche di attacco inedite, studiate per creare opportunità diverse per andare in gol. Per le situazioni di uno contro uno, per esempio, è stato studiato il cosiddetto dribbling agile. L'idea alla base è quella di avere a disposizione maggior controllo e reattività al momento di saltare l'uomo, con l'aggiunta di nuove finte al pacchetto presente finora. Per quanto riguarda invece l'intelligenza artificiale dei compagni di squadra, EA Sports presenta il posizionamento intelligente, grazie al quale i giocatori più forti avranno un maggiore senso della posizione tenuta in campo. Gli attaccanti si manterranno quanto più possibile sul filo del fuorigioco, mentre i registi cercheranno di andare a trovare spazi fra le linee per far partire il giro palla. In modo simile, i difensori proveranno a chiudere col maggior senso tattico le linee di passaggio, dando così più filo da torcere agli avversari. Gli inserimenti creativi dovrebbero invece essere nuove opzioni per influenzare con le proprie decisioni il movimento in campo di chi è senza palla. Si parla infine di modifiche effettuate ascoltando il feedback dei giocatori, tra le quali una revisione generale dei colpi di testa, una difesa più bilanciata e passaggi migliori, oltre a una reattività generale in grado di dare maggiore controllo sia in fase di possesso palla che non. Diverse aggiunte in arrivo anche sul fronte modalità. Il nuovo Ultimate Team porterà con sé la possibilità di unirsi a un amico in co-op, andando così insieme alla ricerca di ricompense specifiche tra Division Rivals e Squad Battles. Ci saranno nuovi modi per personalizzare l'aspetto della squadra con elementi inediti per il campo e lo stadio, mentre è confermato che tutti i progressi del club su PlayStation 4 e Xbox One saranno trasferiti su PlayStation 5 e Xbox Series X. Per gli amanti delle componenti offline, la modalità carriera sfrutterà l'Interactive Match Sim per entrare e uscire dalla simulazione delle varie partite, prendendo così il controllo nei momenti più delicati come un calcio di rigore o una situazione di svantaggio da rimontare. Sarà rivisto anche il sistema di crescita dei calciatori, che permetterà di monitorare con maggiore attenzione i progressi delle statistiche e i cambi di ruolo. E ancora, ci sarà un nuovo attributo per i giocatori chiamato Match Sharpness, che andrà a definire l'abilità del singolo a rimanere freddo nei momenti chiave di ogni partita senza farsi distrarre. Con un allenamento apposito potremo quindi insegnare ai nostri attaccanti a essere più precisi sotto porta o ai difensori di tirare su un muro per difendere il risultato senza farsi prendere dalla tensione. Tra le altre novità della modalità carriera mostrate in queste ore, segnaliamo anche nuove opzioni per tesserare giocatori, tra le quali finalmente i prestiti con diritto di riscatto. Volta si arricchirà invece con le cosiddette Rose Volta, una nuova opportunità dedicata a un massimo di 4 giocatori per collegarsi online e vivere sfide 5 contro 5. I miglioramenti includono anche una maggiore possibilità di personalizzazione del proprio avatar da esibire sui 20 campi esclusivi sparsi in giro per i vari continenti. Il mondo del calcio di strada sarà ancora una volta protagonista della modalità narrativa di quest'anno intitolata Il Debutto, all'interno della quale appariranno anche Kakà e la freestyler Lisa Zimouche. Sul fronte licenze, confermate quelle di Champions e Europa League, oltre a 17.000 giocatori distribuiti in oltre 700 squadre. Il numero di campionati supererà la trentina, con più di 90 stadi, con novità in arrivo anche per la Serie A. In termini tecnici, naturalmente, il grosso dell'attenzione è puntato verso le versioni PlayStation 5 e Xbox Series X. Per il momento si è parlato però solo del sistema di collisioni naturali, grazie al quale le animazioni dovrebbero essere in grado di rendere le interazioni tra i giocatori in mezzo al campo più fluide che mai. FIFA 21 si presenta insomma con diverse novità, ma bisognerebbe attendere un'effettiva prova sul campo per capire quanto saranno rilevanti. Maggiori dettagli arriveranno nel corso del mese di agosto, quindi non dimenticate di lasciare un bel mi piace e di iscrivervi al nostro canale per non perdervi nessun aggiornamento. Nell'attesa fateci sapere nei commenti qua sotto cosa ne pensate di quanto visto finora. L'uscita di FIFA 21 è fissata per il 9 ottobre 2020 su Nintendo Switch, PC, PlayStation 4 e Xbox One. In seguito arriverà anche su PlayStation 5 e Xbox Series X, con la possibilità di accedere ai contenuti di nuova generazione senza costi aggiuntivi tramite l'opzione doppio titolo.